Hear the worshiper where's all of my praise I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God here we go Alleluia, noi non siamo confusi, è vero, noi siamo persuasi. Chi ti ha chiarito le idee? Lo Spirito Santo ti ha parlato, ha parlato alla nostra vita e noi crediamo in un grande Dio. Abbiamo cantato: Potente è il nostro Dio. Dio, il nostro Dio fa cose straordinarie. Egli non mente, egli non è bugiardo, cieli e terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai. Hai creduto tu alla sua parola? Alleluia! Credi tu che il tuo Dio è potente, anzi, l'onnipotente? Credi che la sua mano non si è mai accorciata? Credi che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? È quello che faceva all'inizio dei tempi, è in grado di farlo ancora oggi? Sai, non è una domanda superflua. Ci sono confessioni che credono che i segni, i miracoli e i prodigi, la potenza di Dio si è fermata. Ho parlato con un collega che è di un'altra confessione e lui mi diceva questo, no, ti sbagli. Le protezze di Dio si sono fermate, si sono esaurite ai tempi di Gesù, hanno continuato soltanto con i discepoli e poi basta. E poi adesso noi aspetteremo il millennio affinché vediamo un'altra volta i segni, i miracoli e i prodigi. Cosa crediamo noi fratelli? Noi crediamo che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perché non siamo confusi, abbiamo sentito la parola profetica, noi non siamo confusi, noi siamo persuasi perché il nostro Dio ha parlato al nostro cuore e noi siamo pienamente convinti che la sua parola è e resterà in eterno. Nessuna delle parole che il nostro Dio ha promesso alla Chiesa, ha promesso alla sua sposa, passerà. Ma ogni cosa che Lui ha promesso è sì ed amen. Perché il nostro Dio è un Dio verace. Alleluia. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Avete tutte le vostre Bibbie? Alleluia. Amen. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 16. Alleluia. Spero che le vostre Bibbie siano tutte segnate. Penna rossa, penna blu, evidenziate siano Bibbie vissute perché noi dipendiamo dalla parola di Dio. Ricordo quando mi regalarono una Bibbia, quando io e mia moglie Antonella ci siamo sposati, mi ricordo che Modulio Gore mi segnava. Volevo che rimanesse sempre intatta, e in effetti era intatta, perché da domenica a domenica era ben chiusa, ma oggi è tutta stropicciata. Alleluia! Oggi conviene meditare su queste realtà preziose perché la sua parola è ciò che vivifica la nostra vita. Non il tuo appartenere a una comunità, non il tuo credo religioso, non qualcos'altro che tu pensi, abbiamo sentito che non possiamo sventolare una bandiera, ma Cristo è la nostra bandiera. E se tu vivi... Per questa parola io ti posso assicurare che vedrai segni, miracoli e prodigi. Evangelo di Marco, capitolo 16, iniziamo a leggere dal verso 15. E dice così: e disse loro: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno. Quelli che avranno creduto. Voglio rileggerlo. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Ripetete insieme a me. Quelli che avranno creduto nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun mare. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E tutti diciamo, Amen. Alleluia. La parola era confermata da segni, miracoli e prodigi. Ma lì dove io sottolineato a penna rossa e desidero che anche voi lo facciate, e dove dice e questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Alleluia, c'è bisogno di credere. Abbiamo anche ascoltato attraverso la parola profetica che un cuore incredulo molto difficilmente, anzi è impossibile, che possa vedere segni, miracoli e prodigi nella propria vita. Ovvero li potrà anche vedere attorno a sé, ma non potrà farne tesoro per la sua vita, perché i segni, i miracoli e i prodigi sono per coloro che hanno creduto. Se noi studiamo la Bibbia attentamente, meditiamo la Bibbia e vediamo quanti, per, quanti, quanti figli di Dio nella storia, sin dal principio, da quando Dio creò l'uomo su questa terra. Furono utilizzati come strumenti reali, come guerrieri prodigiosi di Dio, attraverso i quali Dio mostrò i segni, i miracoli, i prodigi. È vero. Da Mosè, ad Elia, ad Abramo ancora. Abramo, anzi è il nostro esempio. Noi diciamo, perché la scrittura lo dice, che Abramo è il padre della fede. Perché il padre della fede? Perché Abramo credeva con tutto il suo cuore alle parole che Dio diceva alla sua vita, non le metteva in discussione, è vero, abbiamo imparato che quando abbiamo creduto nel Signore abbiamo firmato un contratto, vero Fiorella? Abbiamo firmato un contratto dove le clausole non dipendevano da noi, non siamo stati noi a mettere le condizioni, lo abbiamo capito, ma è Dio che mette le condizioni. E allora Dio desidera che il nostro sia un cuore di figliuoli che credono senza mai e senza sé. Quando Dio disse ad Abramo, Abramo desidero che tu mi sacrifichi il tuo figlio, il tuo unico figlio, sì, proprio quello che tu ami, quello che tu ami di più, Abramo non esitò più di tanto. Abramo sapeva che Dio era l'Onnipotente. E i segni, i miracoli, i prodigi accompagnavano la parola di Dio e la parola di Dio era confermata nella vita di coloro che credevano. Abramo credeva con tutto il suo cuore che Dio, io credo che lui sapeva che una volta sacrificato anche Isacco, Dio lo avrebbe risuscitato dai morti. Perché aveva creduto alle sue promesse. E gli aveva detto che in lui sarebbero state benedette tutte le nazioni e che la sua discendenza sarebbe stata molto, molto numerosa, come la sabbia del mare. E allora poteva chiedersi, ma se il Signore mi ha promesso questo, io sono sicuro che Dio risparmierà la vita di mio figlio. E non mise in discussione le promesse di Dio e vide i segni, i miracoli e i prodigi, coloro che hanno creduto. Amen. E la storia è piena di uomini e di donne di Dio, che hanno creduto che Dio è un Dio onnipotente e che la Sua mano non sia accorciata, ma dura sempre in così, da generazione in generazione. Fino a quando il Signore ci saranno uomini e donne di fede, il Signore continuerà a operare perché lo vuole fare attraverso noi, lo vuole fare non attraverso delle vite che non credono a quello che lui ha promesso, ma lo vuole fare attraverso delle vite che sono completamente arrese e che vivono per la Sua parola. Oh fratelli, il credere non significa semplicemente io credo che Dio esiste. Se noi andassimo in giro a Messina e chiedessimo a uno a uno, tu credi in Dio? Io credo, quanti siamo a Messina? 250.000. Io credo che la quasi totalità, tranne un piccolo sparuto numero di atei, quelli più incalliti, direbbero, io sì, io credo. Ma qui la parola sta parlando a coloro che hanno creduto. Cosa significa? A coloro che vivono per la mia parola, dice il Signore a coloro che ogni giorno fanno tesoro di quello che io continuo a dire perché Dio ci parla in continuazione attraverso la sua parola rivelata. Noi sappiamo che Dio ci parla perché siamo innamorati della sua parola e non la leggiamo come un libro qualsiasi, non la leggiamo come un libro per aumentare la nostra cultura. Sapete, tanti conoscono la Bibbia, ma la leggono soltanto per fare cultura e per mettere un altro libro nella propria biblioteca. Io ne conosco tanti che sono così. Oh, conoscono tanti altri libri, hanno studiato tanti altri libri, hanno due, tre lauree e allora non può mancare la Bibbia nella loro libreria. No, la Bibbia, la parola di Dio, non può mancare nel tuo cuore, non può mancare nel mio cuore, fratello, sorella, non può mancare nella tua vita, perché cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. Il Signore premia i cuori dei credenti. Un cuore incredulo non vedrà la gloria di Dio. Un cuore incredulo semplicemente forse crederà con la mente, ma il suo cuore, diceva la scrittura: voi mi onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da me. I farisei tentavano Gesù. Leggiamo insieme. Matteo. Fratelli, un conto. È chiedere a Gesù di confermare la Sua parola attraverso i segni, i miracoli e i prodigi? E un conto è invece chiedere a Gesù, Signore, io non credo fino a quando io non vedo i tuoi segni, i tuoi miracoli e i tuoi prodigi. Leggiamo insieme, Matteo 12, dal verso 38. Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono dicendo, Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro, Questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuore della terra. I niniviti risorgeranno nel, giorno de, nel giudizio con questa generazione, la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. La regina del mezzogiorno risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui c'è uno più grande di Salomone. Alleluia! Il nostro grande Dio... È immenso. Egli è un Dio che non possiamo ridurre a segni, miracoli e prodigi. Sapete perché? Perché i segni, la potenza di Dio non è scollegata dalla sua parola. È connessa. La potenza di Dio è connessa alla sua parola. Ricordate quando le guardie andarono ad arrestare Gesù e dissero chi è Gesù? Gesù rispose, io sono. Alleluia. E le guardie caddero per terra. Alleluia. La potenza di Dio. La potenza della parola di Dio. La parola di Dio è potente e la sua potenza, i suoi segni, i suoi miracoli, i suoi prodigi non sono sconnessi, non sono collegati con la sua parola e tu devi accettare un unico pacchetto. Se tu ricevi la parola di Dio, insieme alla parola di Dio, tu riceverai la potenza di Dio. Noi predichiamo, disse Paolo, Cristo crocifisso, potenza di Dio. La parola di Dio è la potenza di Dio, non puoi scollegarla, ma i farisei... Tentavano Gesù i loro cuori erano increduli, non erano cuori di credenti, non erano cuori di persone che si erano arresi alla maestà di Dio alla maestà di Gesù, non erano cuori che avevano accettato il, il Gesù unto di Dio, il Gesù messia che era mandato da Dio stesso affinché potesse salvare la loro vita, non c'era non c'era davanti a loro un cuore di credenti, avevano un cuore incredulo e sapete sempre i cuori increduli fanno così, chiedono altre prove, non ci bastavano, tutto quello che Gesù aveva fatto per loro, tutto quello che Gesù aveva fatto intorno a loro, tutto quello che Gesù aveva fatto in quella generazione non era sufficiente, vogliamo ancora prove, no non crediamo, noi vogliamo ancora Gesù che tu ci mostri un segno, prova su prova. Ma sapete fratelli, sapete sorelle, per la salvezza non è necessario, non è necessario avere delle prove, per la salvezza è necessario avere buona volontà, per la salvezza è necessario avere fiducia, avere fede e la fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Non è necessario che il Signore ti mostri prova su prova e tu gli poni questa condizione. Cuori di increduli fanno così e pongono condizione su condizione e prova su prova e questo non ci basta. Sai, a volte facciamo così anche con i fratelli e vogliamo sempre prova d'amore. E ancora un'altra prova. E forse ancora non vedo l'amore di Dio. E in questa comunità ancora le cose non vanno bene. E perché? E cerchiamo sempre prove su prove. Innamorati del Signore, innamorati del Suo amore, innamorati della Sua parola. E allora non avrai più bisogno di prove. E allora vedrai i segni, i miracoli, i prodigi che verranno direttamente dalla parola di Dio. Sai perché? Perché la parola di Dio è una parola vivente che trasforma la vita. Non è una parola statica, è una parola dinamica, è una parola che opera, non è teoria, ma è pratica nella tua vita. Quello che Dio vuole fare nella tua vita è qualcosa di straordinario, se solo tu credi. Non ti ho detto dice il Signore che se tu credi tu vedrai la mia gloria? E se tu non credi, non tu non vedrai la mia gloria. C'è bisogno di un cuore di credenti. Loro Coloro che hanno creduto, dice la scrittura che abbiamo letto nell'Evangelo di Marco. Essi, per, per loro sono i segni, i miracoli e i prodigi. E loro andarono a predicare per tutto il mondo e la parola veniva confermata dai segni, dai miracoli e dai prodigi, perché non puoi separare la parola dalla potenza di Dio, perché la parola è la potenza di Dio. Ma questi farisei non lo capivano. O erano i degni eredi. Di coloro che avevano tentato il nostro Dio nel deserto. Ma cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dice: Se oggi udite la mia parola non indurite il vostro cuore, come fecero i vostri padri quando mi tentarono nel deserto. Per 40 anni hanno visto, hanno visto le mie opere, ma sono rimasti sempre increduli. Allora io dissi: Errano sempre col cuore e non conoscono le mie vie. E allora io giurai, dice il Signore, non entreranno nel mio riposo. C'è un riposo che ti aspetta, fratello, c'è un riposo che ti aspetta, sorella, se soltanto il tuo cuore è un cuore di credente. Ma il popolo di Israele era, erano contenti solo quando vedevano Dio all'opera. Sai perché? Perché erano stati abituati a guardare le sue mani e non a guardare il suo volto. Non erano innamorati del loro Dio. Lo seguivano perché lui provvedeva miracolosamente, quaglie, manna, l'acqua usciva dalla roccia, ma erano i primi pronti a mormorare perché erano abituati a chiedere prove su prove. Mormoravano in continuazione e rimproveravano Mosè che miracolosamente attraverso i prodigi che Dio lo aveva chiamato a fare, li aveva fatti uscire dal paese di Egitto. Dopo una schiavitù lunghissima e ancora non erano contenti, siamo contenti noi fratelli? Ci accontentiamo noi del segno di Giona? O stiamo cercando qualche altro miracolo, segno e prodigio prima di arrenderci completamente alla parola di Dio? Cosa stiamo aspettando? Cosa vogliamo vedere? Sono le nostre vite, vite completamente trasformate dalla parola di Dio? Allora. Tu vedrai i segni, i miracoli, i prodigi che sono un tutt'uno con la parola di Dio. Oh, Mosè disse, signore come crederanno? Come Cosa hai in mano? Un bastone. Butto a terra, il bastone divenne un serpente. E poi gli disse, prendilo un'altra volta e il serpente divenne di nuovo bastone. Ora metti la tua mano dentro la tua camicia, non so quello che aveva. E la mano divenne lebrosa. E poi escila di nuovo e la mano divenne un'altra volta bianca. Ecco, quando tu farai questi prodigi, ti crederanno, crederanno alla mia parola, la parola di Dio confermata dai segni, dai miracoli e dai prodigi. Ma tu non chiedere i segni, i miracoli e i prodigi, se non sei ancora innamorato di Dio. C'è un percorso da fare, fai le cose secondo l'ordine che Dio ha stabilito. Ci vuole equilibrio nella vita di coloro che credono nel Signore. C'è bisogno prima di vivere per la parola e poi quella parola sarà confermata attraverso la potenza di Dio nella tua vita. Amen. Altrimenti sai cosa succederà? Succederà che diventeremo schizofrenici spiritualmente parlando. Avremo degli alti, ci saranno dei momenti in cui Dio risponde alla nostra vita e noi otteniamo quello che magari avevamo chiesto e poi se non siamo innamorati di lui, se non siamo innamorati del suo volto, della sua faccia, ma siamo semplicemente innamorati delle sue mani, di quello che lui fa, e allora nel momento in cui Dio non opererà secondo quello che noi vogliamo, incominceremo invece ad entrare in crisi spirituale e incominceremo a raffreddarci e cominciamo non veniamo più alla comunità e questo non mi piace. E quell'altra cosa non mi piace. E perché il Signore, è perché, fratelli, io ne conosco tanti. Ne conosco tanti, ma il Signore ci ha chiamati ad un'alta e superna vocazione. Non perché noi possiamo continuare a, a camminare come usciancati e a dire: oh, questo va bene e questo non va bene. No, abbiamo detto che Dio mette le condizioni e noi crediamo senza sé e senza ma. Noi diciamo Signore sia fatta la Tua volontà nella mia vita, noi non vogliamo essere di coloro che si tirano indietro, non vogliamo essere di coloro che, se tu rispondi, allora non conveni. Non vogliamo essere come i farisei che seguivano il Signore solamente per tentarlo, ma non vogliamo essere neanche come molti a quei tempi, nelle moltitudini, che lo seguivano semplicemente perché o oh, lui moltiplicava i pani e i pesci, perché lui guariva i malati. Perché lui risuscitava i morti. Dieci lebrosi, ricordate, furono guariti. Ma solo uno si innamorò del guaritore. Dove erano gli altri nove? Avevano visto i segni, i miracoli e i prodigi, ma non furono sufficienti affinché le loro vite fossero vite trasformate. Ma uno si innamorò del guaritore. E attraverso il guaritore tu avrai la guarigione. Cosa stai cercando? Una liberazione? Innamorati del liberatore. Hai bisogno di guarigione? Innamorati del guaritore, perché lui non ti deluderà mai. La sua parola è una parola costante, è una parola potente, è una parola preziosa, è vero. Ma a volte noi invece eh, incominciamo a zoppicare, incominciamo magari ad annoiarci. O oh, subentra una certa insoddisfazione spirituale, un po' come quel passo che abbiamo letto in Matteo, richiamava Giona. Giona era stato chiamato. Ricordate la storia? Era stato chiamato ad andare a evangelizzare. Avevamo letto all'inizio: andate per il mondo e predicate l'Evangelo. Non doveva andare per tutto il mondo, doveva andare solo, semplicemente a Ninive. Ma era il comando di Dio: vai a Ninive. E predica a quel popolo dove ci sono 120.000 persone che hanno bisogno di ascoltare la mia parola. E allora tu, Giona, vedrai i segni, i miracoli i prodigi, dopo che la mia parola sarà riversata sulla città di Nineve. Ma Giona, io penso che era insoddisfatto. Lo vedo un po' annoiato. Come se... Non prestasse attenzione, e lo vediamo nell'ultimo capitolo. Dopo che, dopo che finalmente lui aveva ubbidito per la seconda volta ed era uscito dal ventre del pesce, non scendo nei particolari perché è una storia molto nota. Dopo che era andato a Ninive e dopo che aveva predicato e dopo che il popolo di Ninive si era convertito dalla via malvagia attraverso un digiuno, e Dio gli disse: come, 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 come a dire, Sei contento ora? E Giona rispose: Ma vedi, io lo sapevo, mi facesti perdere tempo. Io lo sapevo che tu sei un Dio misericordioso, lento all'ira e di grande benignità e che ti penti del male che prima avevi promesso. Quindi c'era bisogno che io andassi a predicare l'Evangelo? Non potevi tu direttamente? No, fratelli, noi siamo collaboratori di Dio. Dio ci ha scelto come strumenti per portare acqua a coloro che sono assetati, per portare cibo a sfamare le vite di coloro che stanno morendo di fame. Tu hai pane da mangiare e acqua da bere, non li tenere in saccoccia, perché diventeranno come nulla. Non avranno nessun valore, non avranno nessuna utilità. Ma Dio ti chiama a fare qualcosa di prezioso per l'avanzamento del suo regno. Giona era annoiato e a volte noi, fratelli, Corriamo il rischio anche di annoiarci. Oh, le nostre riunioni, prima a Nishalaumu, all'inizio quando avevamo, stavamo morendo di fame, oh, quel pane, quel pane era prezioso. Oh, e ci ricordiamo all'inizio la lode e l'adorazione, era qualcosa di meraviglioso. Oh, quando... Quando cantavamo e quando adoravamo il Signore sentivamo la presenza di Dio nella nostra vita, così tangibile, ma poi il tempo, piano piano, piano piano, ha affievolito e ci siamo un po' annoiati della presenza di Dio. Ci siamo in qualche modo come a sue fatti. È un termine che in medicina si usa molto. Ci sono, sai, dei farmaci che all'inizio ti fanno molto profitto ma poi lo stesso farmaco che all'inizio ti faceva molto profitto, poi invece non ti fa nessun effetto. E noi diventiamo così, ci abituiamo talmente tanto alla presenza di Dio e non siamo più desiderosi di ricevere la presenza di Dio con quell'entusiasmo dell'inizio e signore perché tu non fai questo e perché tu non mi mostri questo segno e perché a poco a poco a poco a poco la nostra fede incomincia ad affievolirsi e incominciamo a raffreddarci nelle vie del signore e allora magari incominciamo a dire ci vorrebbe qualcosa di particolare qua nel nostro mezzo oh, ma io non vedo nessuna guarigione io ho pregato per quella sorella io ho pregato per quel fratello ho imposto le mani ma non è cambiato nulla. E incominciamo magari a pensare ci vuole un risveglio in questa comunità. Questo non vale ovviamente solo per noi, questo vale per tutta la Chiesa. È molto generico questo discorso. Ci vorrebbe un risveglio. E allora incominciamo a gridare più forte. Perché diciamo forse il nostro Dio si è addormentato. Ricordate Elia quando diceva ai profeti di Baal, gridate più forte. Forse il vostro Dio dorme, forse il vostro Dio si sta facendo una passiata, forse ha bisogno di essere risvegliato. Fratelli e sorelle, il nostro Dio non dorme e non sonnecchia. Noi gridiamo più forte perché pensiamo forse che Lui si è distratto e che lo dobbiamo convincere di portare un risveglio all'interno delle nostre comunità. E Dio non, forse non opera più come operava ai tempi di Abramo, di Mosè, di Elia. E forse non si usa più di noi come usava l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Paolo, quando imponevano le mani sui malati e i malati guarivano. Quando persino il mantello dell'Apostolo Pietro veniva messo sui malati e quei malati guarivano. Alleluia. All'inizio abbiamo detto che la potenza di Dio non si è mai esaurita e che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno e che la sua mano non sia accorciata, ma ancora oggi se tu credi tu puoi vedere la potenza di Dio. C'è bisogno un'altra volta che tu ti innamori del tuo Signore. C'è bisogno un'altra volta che tu dipenda da Lui. C'è bisogno un'altra volta che tu, un il tuo cuore, sia un'altra volta un cuore infiammato di amore per il tuo Dio. O oh, forse lui sta aspettando prima che qualcosa avvenga nella tua vita, prima che ci sia una risposta nella tua vita, forse lui sta aspettando che tu ti arrenda completamente a Dio e che magari la tua vita non sia una vita doppia, non sia una vita dentro in un modo e fuori in un altro modo, non sia una vita che è ipocrita davanti a colui che vede ogni cosa. Mani alzate e cuori arresi durante il corso di tutta la settimana, non durante le nostre riunioni. Alleluia per la lode e l'adorazione, alleluia per le nostre mani alzate, alleluia per i nostri cuori arresi, ma questo sia una costante in tutta la settimana. Questo ti accompagni durante il tuo percorso di vita, quando lavori, quando dormi, quando mangi, quando vai a fare la spesa, quando stai parlando del Signore, la tua vita sia completamente una vita arresa a lui, perché una vita completamente arresa a lui è quella vita che la scrittura dice coloro che hanno creduto vedranno i segni, i miracoli, i prodigi. Dio sta aspettando di rispondere a quella tua richiesta perché desidera veramente, realmente che la tua vita sia una vita completamente arresa a Lui. Forse ci sono delle aree della tua vita che ancora non sei riuscito completamente ad arrendere nelle sue mani. Amen. Abbiamo detto che Dio è degno di quale lode? Di somma lode. E come è degno di somma lode, come Dio è degno di avere tutta la tua attenzione, tutta la tua lode, è degno anche di avere tutto il tuo cuore e che il tuo cuore non sia più spezzettato. E Dio è degno che tu dedichi la, sua, la tua vita completamente a Lui e che faccia di Lui la tua priorità. I farisei questi non l'avevano capito, lo tentavano segno su segno, prova dopo prova, ma non è così. Che Dio si mostra ai suoi figli. Il Signore non sconnette mai la sua potenza dalla sua parola. Il tuo appartenere completamente a Lui è qualcosa che Egli gradisce. Amen. Siete d'accordo? Siete ancora qui? Alleluia. E noi gridiamo più forte perché abbiamo bisogno di un risveglio. E poi preghiamo... Questo, attenzione, non voglio dire che io amo la staticità, assolutamente, sarei incoerente, perché a volte mi sentite anche gridare, ma ciò che Dio desidera è un movimento sincero, un movimento sincero e originale della potenza di Dio nel nostro mezzo, non desidera qualcosa di artificiale, di preconfezionato, di artefatto, di preparato, ma tutto ciò che noi a volte il Signore ti parla nel silenzio, lo abbiamo sentito, abbiamo detto tante volte, oh non c'è un metodo, a volte la potenza di Dio ti fa gridare e tu gridi così forte perché hai bisogno di esplicitare l'amore di Dio in quel momento che senti nella tua vita. Ma a volte invece ricevi la presenza di Dio stando semplicemente in silenzio. E stando in silenzio il Signore ti parla. E stando in silenzio il Signore ti sussurra all'orecchio e ti dice: Io ti amo figlio mio e voglio una relazione intima con te. Non c'è un metodo prestabilito. Ma a volte noi abbiamo bisogno di giochi d'artificio, è vero? Se non vediamo qualcosa di particolare, non, non ne piace, ma questo culto oggi è stato troppo e c'era troppo silenzio, osserva solamente se Dio era qui presente, se Dio è presente nel, in un grido di giubilo, alleluia, giubiliamo con tutto il cuore e gridiamo. Ma non qualcosa di artificiale e di artefatto, qualcosa che viene dal profondo del tuo cuore. Ma se Dio è presente nel silenzio, allora stai in silenzio, perché è il momento di fare silenzio e di ascoltare la presenza di Dio. La presenza di Dio è qualcosa di meravigliosa. Dio opera come Lui vuole e non come noi abbiamo preconfezionato. Allora diciamo, ma, ma, ma da quanto tempo non c'è una testimonianza di una guarigione? A ma fare a che cosa? A me casa non qualcuno perché c'è bisogno di qualche fuoco d'artificio, c'è bisogno di qualcosa di particolare. E allora incominciamo a preparare qualcosa che assomiglia a una... No, fratelli, il movimento dello Spirito Santo è qualcosa di originale, è qualcosa di, di spontaneo, è qualcosa di imprevedibile a volte. Sì, è vero che noi dobbiamo venire nella casa di Dio quando siamo tutti insieme a fare chiesa dobbiamo venire preparati dobbiamo venire aspettandoci che il Signore opera ma poi lasciamo allo Spirito Santo la libertà di agire e di muoversi come lui vuole sapete quando ero ragazzo mi ricordo che in una campagna evangelistica ero ragazzo, significa che avevo 16 anni, 17 anni, forse mia sorella, appena adesso dirò quello che sto per dire, si ricorda. E alla fine in questa campagna evangelistica si pregava per, per coloro che volevano ricevere la guarigione. E allora mi ricordo questo particolare, andò avanti un signore che aveva... Un bastone frequentava una comunità, un'altra comunità, quindi un fratello, aveva in mano un, un bastone, si a, aiutava con questo bastone, andò avanti. Ed erano non so in quanti, in quattro o in cinque, a imporre le mani su questo fratello. E allora due gli imposero le mani sulla testa, due gli imposero le mani e uno ci scappò un bastone di mani. E gli ha detto: 'Sì guarito nel nome di Gesù, via questo bastone, eccetera, eccetera.' E tutti, ovviamente erano entusiasti perché si gridò al miracolo questo fratello non aveva più bisogno di bastone eccetera 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 ma poi se ti ricordi lo abbiamo incontrato fuori e gli abbiamo chiesto fratello sei stato guarito raccontaci ma io che ti a dire mi disse io quel bastone lo usavo perché chi hai un asma comprendete quello che vi voglio dire si era gridata una guarigione di uno storpio che camminava ma era qualcosa di completamente sbagliato. Dio ci aiuti, Dio ci perdoni, Dio non ha bisogno di falsa pubblicità. Quando Dio opera, Dio opera. Se tu sei stato guarito dal Signore e vieni qui a testimoniarlo con un microfono in mano, accerta di prima che quella guarigione sia reale. Sai, ho visto tante persone che sono rimaste scandalizzate non soltanto loro in prima persona perché magari pensavano che il padre, la madre, il fratello, la sorella fosse stato guarito ma anche tutti gli altri che frequentavano la comunità sono rimaste scandalizzate perché si è gridata al miracolo e poi dopo ci ho messo pure io il Signore non ha bisogno di falsa pubblicità, non abbiamo bisogno noi per credere di fuochi d'artificio non abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia saltare. Se tu salti, salta per la potenza dello Spirito Santo nella tua vita e allora la parola sarà confermata nella tua vita con i segni, i miracoli e i prodigi che sono un tutt'uno con la parola di Dio. E noi cerchiamo a volte prove su prove. Sai, io ringrazio tutti i giorni il Signore per la salute che ho prima ancora che per la guarigione che Lui mi dà. Io sono più contento quando non cado malato. Non quando cado malato e poi devo pregare affinché il Signore mi guarisca. In questi giorni voi sapete che sono stato rauco. Io ho apprezzato tanto questa voce che il Signore stasera mi sta dando. E sono contento quando la mattina ho due gambe che possono camminare. Ho due braccia che possono toccare. Ho due occhi che possono guardare. Ho una voce che può gridare: Grazie Gesù. Ecco i segni, i miracoli e i prodigi del Signore. Ne hai mai visti nella tua vita? Rintracciali. O oh, forse hai dimenticato tutto quello che il Signore ha fatto per la tua vita. E se non ne trovi nessuno, te ne dico uno io. Egli ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per la tua. Alleluia. È qualcosa che ti fa gioire, che ti fa ringraziare il Signore. O stai aspettando qualcosa di più importante. Egli ti ha trasferito da un regno di tenebre dove ti trovavi prima a un regno di luce. Quale altra prova hai a disposizione? Cosa stai cercando affinché veramente tu arrenda completamente la tua vita al Signore e tu possa comprendere che Dio è un Dio che va onorato non con labbra ma con un cuore completamente arreso a Lui? Il Signore fa cose meravigliose. Stai aspettando un risveglio? Stai aspettando un risveglio nella tua comunità? Incomincia a risvegliarti tu. Incomincia a uscire dall'etargo dove ti trovi e allora vedrai che vedrai il risveglio perché forse il risveglio c'è, ma sei tu che non lo vedi. Incomincia a svegliarti tu perché il Signore vuole risvegliare la tua vita affinché attraverso la tua vita forse altre vite siano risvegliate. Ma tu dormi. E come puoi vedere all'auge che tu sveglia se tu dormi? Se tu tieni gli, gli occhi chiusi, come fai a vedere che gli altri stanno lodando e adorando il Signore? Come fai a vedere la presenza di Dio tutta intorno a te, se la presenza di Dio non è dentro di te? E allora il Signore ti dice: risvegliati, o oh tu che dormi! risvegliati, o oh tu che dormi! Stai aspettando risveglio, incomincia ad amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, arrenditi completamente a Lui e vedrai come il Signore risveglia la tua vita. Stai aspettando risveglio, incomincia ad amare il tuo fratello, la tua sorella, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e vedrai come il Signore risveglia la tua vita. Alleluia. Quando lo Spirito Santo scese nel giorno della Pentecoste, in Atti 2. Sapete, non scese e portò unità. Alleluia. Scese perché loro erano uniti. È un, una, un, un movimento completamente opposto. Lo Spirito Santo non porta unità, ma viene perché noi siamo uniti di una mente e di un cuore. Incomincia ad amare il tuo fratello, incomincia ad amare la tua sorella e allora non chiederai altro. Sai perché? Perché tu che sei innamorato del tuo Dio, vedrai i segni, i miracoli e i prodigi. Perché la parola di Dio è la potenza di Dio e non è sconnessa. Oh, se tu non vedi i segni, i miracoli e prodigi nella tua vita, è perché ancora non sei completamente innamorato della parola di Dio e non sei completamente arreso alla parola di Dio. Ma tu forse dici: Ma se potessi veramente vedere dei segni? O oh, se da amico me o da amica me forse, forse crederebbero, Signore c'è bisogno? vi porto e, e con questo voglio, voglio finire con, con questo passo di scrittura. Luca, ora vi dico il capitolo, Evangelo di Luca, Luca capitolo 16. Verso 19, Luca 16, 19, Alleluia. Ci siamo? Dice: Or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta, tutto coperto di piaghe ulcerose, e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì. E fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche ricco e fu sepolto. Ed essendo nei tormenti, nell'Ades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora egli gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così come pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse, ti prego dunque, o oh padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho cinque fratelli affinché li avverta severamente e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Hai mai visto che la paura o l'apparizione la, di qualcosa? O se uno tornasse dai morti, tu pensi che questo servirebbe per convincere qualcuno? E allora, ai tempi di Gesù, tutta la moltitudine doveva essere tutta resa a lui, perché Gesù operava e i segni si manifestavano attraverso la sua parola ogni giorno. E la potenza del, del, della, della sua parola era qualcosa di tangibile, si poteva assolutamente percepire anche con i sensi umani, non era necessario che tu fossi un uomo o una donna spirituale per vedere ciò che Gesù faceva in quei giorni. Eppure molti continuavano ad essere ostinati e molti cuori increduli continuavano ad essere increduli, ma qui questo. Questo, questa parabola ci racconta di un uomo che dice, vabbè, ma io credo, non puoi fare niente per me, ma vai dai miei fratelli attraverso un morto che va a raccontare quello che ha visto dall'aldilà. Forse i miei fratelli, invece di fare gli stessi errori che ho fatto io, forse si ricrederanno, si convertiranno e non li fare, non permettere che vengano in questo luogo di perdizione, in questo luogo di terrore, di paura. No, no, non è così, fratelli. Non è attraverso apparizioni o sparizioni, non sono Madonne bianche o Madonne nere o Madonne rosse o qualche statua che lacrima o butta sangue oppure fa qualche altra cosa che convincerà l'uomo di peccato. Io conosco una persona soltanto che può convincere il cuore di peccato ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona che agisce sul cuore delle persone e convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Nessuna apparizione. Vedi, Dio non ha bisogno di usare mezzi inutili affinché i cuori delle persone siano completamente arresi a Lui. Hanno Mosè e i profeti e allora c'erano soltanto Mosè e i profeti. Quanto più oggi noi che abbiamo una Bibbia completa di vecchio e nuovo testamento. Quanto più oggi noi siamo inescusabili se trascuriamo una così grande salvezza. Quanto più noi fratelli non siamo scusabili se non poniamo fede alla parola di Dio. Hanno Mosè e i profeti, hanno la parola rivelata, non hanno scuse, non è necessario che io mostri loro segni, miracoli e prodigi perché il Signore vi manifesterà attraverso la potenza della sua parola. Amen. Siamo d'accordo, fratelli. Da oggi in poi non vogliamo più essere innamorati di, 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 della, della mano di Dio, ma vogliamo essere innamorati del suo volto. Vogliamo vedere la sua bellezza. Abbiamo cantato, ma che nome bellissimo. Oh, il tuo cuore com'era. Il mio era innamorato del Signore quando cantavo, ma che nome bellissimo. Non abbiamo cantato, ma che mano bellissima. La sua mano è bellissima perché il suo volto è bellissimo, perché qualcosa, del, qualsiasi cosa del tuo Gesù è meraviglioso. Non guardare alla sua mano, guarda al suo volto e allora avrai anche la sua mano. Non guardare ai segni, ai miracoli e ai prodigi. Innamorati della parola di Dio e allora i segni, i miracoli e i prodigi saranno confermati dalla potenza della parola di Dio. Alleluia, alziamoci. Alleluia cuori di credenti alleluia il Signore sta cercando cuori di figliuoli che non hanno se e ma che non pongono condizioni che accettano l'intero pacchetto alleluia alziamo le nostre mani alleluia Signore noi siamo innamorati di te, Signore, perché ti vediamo così meraviglioso, ti vediamo così splendente e noi, Signore, ci vogliamo arrendere totalmente alla tua presenza. Signore, grazie per quello che sei, prima ancora che per quello che fai. Ma noi ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che tutto ciò che fai tu per la nostra vita è buono. Sì, Signore, noi ci arrendiamo completamente alla, volontà, alla tua volontà per la nostra vita. Vita. E Signore accettiamo il tuo proposito per la nostra vita perché le tue vie sono più alte delle nostre vie e i tuoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Grazie Signore per la tua presenza, grazie per questa parola. Signore scolpiscila nel cuore di ognuno affinché porti molto frutto. Benedici il tuo popolo nel nome di Gesù. Amen, amen.